Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Accadde tanti anni fa. C'era un uomo affamato, Elia, profeta di Dio. Stava entrando in una città della Siria. Vide una povera donna che raccoglieva della legna per accendere il fuoco. «Dammi un pezzo di pane, per favore», le disse. «Caro il mio profeta», rispose quella, «il pane scarseggia. Mi è rimasta solo una manciata di farina. Farò l'ultimo pane per il mio bambino e per me. Lo mangeremo e poi, visto che non abbiamo più nulla, ci lasceremo morire». «No, non morirete affatto», le disse il profeta. «Tu va a fare il pane e poi danne anche a me. Vedrai che la tua farina non finirà». La Bibbia racconta che il profeta rimase ospite in quella povera casa per un certo tempo. E per quella donna, il suo bambino e quel profeta ci fu sempre pane da mangiare. Dio, il Signore di quel profeta, non si lascia mai superare in generosità. Un'altra scena ce la tratteggia il Vangelo di questa domenica. Là davanti al Tempio di Gerusalemme Gesù osserva la gente che fa le sue offerte a Dio. Ci sono ricchi che offrono somme di denaro molto consistenti e a volte anche con una certa ostentazione. Ma il Signore è colpito dal gesto di una donna, povera, vedova, preoccupata di non farsi notare perché si vergogna. Lei può offrire solo due spiccioli. La osserva con attenzione e capisce. Ha dato non solo qualcosa, ma tutto quello che aveva. E lo dice ai suoi discepoli, questa povera donna ha dato più di tutti gli altri. Gli altri hanno dato del loro superfluo. Lei ha dato tutto quello che aveva per vivere. Quella povera donna, anonima e sconosciuta, è diventata modello di chi ama davvero Dio di tutto cuore. Molti si considerano bravi perché danno qualcosa, del loro denaro, del loro tempo, delle loro competenze o abilità. Poi, tuttavia, dopo qualche istante di gratificazione, si ritrovano comunque insoddisfatti, perché donando poco si limita in anticipo la generosità di Dio. Anche Dio può contraccambiare con poco. È solo con chi dà tutto che egli può essere straordinariamente generoso. Se ho poco, ma quel poco lo do di cuore, egli l'apprezza più che se si trattasse di un capitale incalcolabile. E perché mai si comporta così Dio? Perché tu sia felice. Ricordate, erano parole di una lettura biblica della scorsa domenica. Ama il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutte le tue forze, perché tu sia felice. Infatti, notate, totalità fa rima con generosità, ma fa rima soprattutto con felicità. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.